Ciao a tutti ragazzi, amici miei, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, cazzo! Cazzo! Dai, cazzo! Siamo arrivati a 3.000 iscritti. Sono felice perché quando sarò sotto un ponte, voi mi aiuterete a mangiare, a fare le cose basilari della vita. Io potrò scambiare le mie console, gli speaker Bluetooth ed eventualmente anche mettermeli su per il culo. Console War! PS4 Pro, Xbox One S, purtroppo non ho ancora potuto neanche avere in prova, anche se l'ho vista al Samsung Point di Milano, la X, e Nintendo Switch. Considerata la mia passione per i videogiochi, capirete, avete capito sicuramente perché voglio fare questo video, per consigliarvi, come cerco di fare sempre, voi sicuramente lo capite, quale sia per me la miglior console ad oggi sul mercato, chiaramente in attesa della Xbox One X e cazzi e mazzi X. Qualche dato tecnico: processore del Xbox S175 Custom Jaguar, PS4 Pro 2.1 GB, sempre Jaguar, invece un 1020 della Nvidia per lo Switch. 8 GB di RAM per entrambi i mostri, sia di casa Sony sia di casa Microsoft, 4 GB soltanto per il Nintendo Switch. Da 500 GB a 2 TB per l'Xbox One, 1 TB per la PS4 Pro, 32 GB per lo Switch, espandibili tramite SD, slot SD, esce con una slot, con una micro con una SD da 4 GB. 4K HDR, e su questo non si batte l'Xbox One, nativa, vera, provata, una sorta di 4K fittizio per la PS4 Pro, nel senso che non esce neanche la PS4 Pro con un vero 4K, ma è qualcosa di molto simile, comunque altissima definizione, chiaramente supporto per entrambe, DVD e Blu-ray disc. Nulla per la Switch, che da questo punto di vista chiaramente non ha assolutamente un cazzo, ha solamente lo slot, come vi dicevo prima. Uscita il 2 agosto 2016 di Xbox One, il 10 novembre 2016 la Pro e l'altro ieri, il 3 marzo del 2017, la Switch. I prezzi variano parecchio, nel senso che a seconda che voi la compriate da GameStop o su Amazon oppure da MediaWorld, insomma, nelle grandi catene di distribuzione, si possono trovare approssimativamente con un 50 anche 60 euro di scarto. Teniamo buono il prezzo di Amazon, il miglior prezzo garantito di Amazon con la formula Prime. Parliamo di 229 euro per l'Xbox One Slim, che è uscita chiaramente la versione da 500 giga, 390 euro per la PS4 Pro senza giochi, senza un cazzo, e 317 euro invece per il Nintendo Switch. Il significato di questo video è molto semplice: sono tre console totalmente differenti. A parte alcuni giochi, tra cui appunto FIFA 2018 che è disponibile per entrambi, e altri che saranno disponibili per tutti, devo dire che la modalità di gioco, il feeling sono molto 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 diverse. Come avete visto, le caratteristiche tecniche più o meno sono simili. Andrà a battere la concorrenza e a spaccare entrambi i modelli più potenti, sicuramente l'Xbox One X, perché si parla già di un processore 2.4/2.5, questa è la potenza dichiarata, con 12 giga di RAM e tutta una serie di cose, tra cui raffreddamento liquido. Insomma, basta che, senza che io vi scassi la minchia, basta che andiate su Google, digitiate caratteristiche Xbox One X, effettivamente escono fuori delle caratteristiche da computer, da PC gaming, più che da console. Inutile che ve la meni sulla differenza evidente che c'è fra una console di fatto anche portatile come Nintendo Switch e due console invece espressamente pensate, non è chiaramente immaginabile il contrario, per un utilizzo solo ed esclusivamente a casa. Sono anche difficili da trasportare da una casa all'altra, dalla casa al mare alla casa in campagna, perché la PS4 Pro pesa veramente un casino, così come un po' meno l'Xbox One S. Comunque le dimensioni sono assolutamente generose, mentre lo Switch comincia già a andare in vantaggio per l'estrema portabilità. All'interno della confezione dell'Xbox One S c'è solo ed esclusivamente la cavetteria necessaria, con il cavo per l'alimentazione, che questa volta è interno, esattamente come nella PS4 Pro, e per entrambi
un solo joypad, poi a seconda del bundle che chiaramente comprate. Questo è il nuovo joypad del PS4 Pro, praticamente non cambia un beniamato cazzo, l'unica cosa che cambia sono un pochettino i LED, l'utilizzo che se ne fa, però in realtà non cambia veramente, veramente nulla. Xbox One S veramente bellissima, compatta, stavo dicendo prima abbastanza pesante, ma la cosa che sconvolge, oltre alla USB chiaramente frontale di una comodità pazzesca, ben molte altre porte sul retro, quindi altre USB, la presa HDMI e soprattutto la presa ottica e l'entrata per il cavo LAN. La cosa molto interessante è che ci sono due prese HDMI perché vi permette di utilizzare, in Italia interesserà praticamente a nessuno, però vi permette di utilizzare anche eventuali decoder e quindi tramite l'applicazione video della Xbox One vi permette di passare senza dover modificare con altri telecomandi l'entrata del televisore, di passare dal gioco al satellite e viceversa. PS4 Pro è un mattone di dimensioni veramente, veramente generose. Purtroppo hanno deciso di mettere le due porte USB, che non sarebbe neanche male, e poi di continuare a mantenere la loro impostazione del cazzo per quanto riguarda i pulsanti, che quando uno è al buio non capisce assolutamente dove deve schiacciare, a cosa deve schiacciare o quanto deve schiacciare, non sa neanche se ha schiacciato in realtà, per fare uscire il disco e per spegnere, la cosa che trovo veramente fastidiosa. La livrea durante la modalità riposo rimanda sempre a quel bell'ocra che ha rotto un po' i coglioni a tutti, che chiaramente comincia a scorrere sulla parte anteriore della PS4 Pro non appena va in modalità, come dire, di sospensione. Sul retro, purtroppo, una sola porta USB, la porta per la cam, chiaramente della PS4 Pro per poter utilizzare il VR, e poi il cavo d'alimentazione che questa volta è di dimensioni generosissime, ovvero come quello del computer. Questo probabilmente per l'inserimento di un trasformatore molto molto più potente. Il Nintendo Switch esce già con i due piccoli joypad che si possono unire e formare un joypad vero, compreso quest'accessorio nella confezione, così come è compresa nella confezione la scheda SD e il dock per poterlo collegare al televisore. Il dock che fa anche da ricarica, chiaramente. Sulla parte superiore lo slot per i giochi, un piccolo spazio per la ventola, poi i vari tasti per accensione e spegnimento e il volume quando state chiaramente giocando fuori casa. Sulla parte posteriore invece solamente l'entrata per USB-C per la ricarica e per la connessione al dock di cui vi parlavo prima. Una volta tolti i due piccoli joypad possono essere, come vi dicevo, uniti all'accessorio che viene fornito ed effettivamente è una figata perché il joypad a quel punto diventa un vero joypad da console casalinga, devo dire anche molto comodo, con la particolarità che se si deve giocare in due anche a Super Mario Kart 8, per esempio, di cui poi vi dirò, effettivamente ognuno può utilizzare un mezzo joypad e questa è chiaramente una figata che si ha dentro o fuori casa. Sul retro della console, oltre agli altoparlanti, anche un piccolo stand, un piccolo supporto per poter appoggiare, come vi ho fatto vedere prima, adesso se non riesco a se riesco a non spaccarle meglio. Ecco, ma che cosa offrono esattamente queste console prima di parlare di giochi? Devo dire che la differenza si sente tanto. Il sistema operativo della PS4, anche quello della normale, oltre che questo della Pro, che è molto più veloce, chiaramente nella navigazione dei vari elementi del sistema operativo non mi è mai piaciuto. Non mi è mai piaciuto perché diventa complicato riprodurre addirittura un formato che la PS4 non riconosce, diventa complicato far riconoscere determinate chiavette ed effettivamente compatibile con molto 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 poco dell'hardware che ho in casa, a cominciare con alcuni telefonini, alcune funzioni del telefonino, tipo per esempio Samsung, che hanno il mirroring automatico nei confronti di altri hardware, invece con la PS4 no. C'è da dire che è abbastanza elegante, ripeto, è molto veloce ed è sì una stazione multimediale, però dal mio punto di vista, per il fatto che ha difficoltà a riprodurre alcuni formati video e soprattutto alcune marche di chiavette, è un po' limitata da questo punto di vista. L'Xbox One S è un vero computer all'interno di una
case di console, nel senso che è compatibile con qualunque cazzo di cosa, legge qualunque cazzo di cosa, mettete dentro un pezzo di carta igienica e comincia a suonare a rovazzi. Vi assicuro che veramente è difficile trovare un programma che non sia compatibile, un filmato che non sia compatibile, MKV, legge addirittura i FLAC, ma immediatamente, ed ha una quantità di applicazioni che sono naturalmente derivate dalla modifica che hanno fatto a Windows 8.1 e poi Windows 10, che non è nient'altro che il sistema di derivazione del sistema operativo che c'è all'interno di Xbox One S, e quindi potete installare tutta una serie di applicazioni che sulla PS4 Pro sono molto più difficili da installare. Non parlo chiaramente di Netflix che c'è su entrambi, di YouTube, ma di applicazioni un pochettino più particolari tipo Dropbox, OneDrive e così via. In casa io utilizzo quasi solamente l'Xbox One S per la versatilità che vi dicevo prima, e anche, devo dire la verità, per il fatto che ha un po' di opzioni in più, scalda un pochettino meno perché si può regolare anche una disattivazione, una sospensione in modo un pochettino più preciso di quello che invece è sulla PS4 Pro. Il Nintendo Switch invece è creato solo ed esclusivamente per i giocatori. Immaginavo che la Nintendo Switch avesse qualche funzione. Ora si parla dello Switch Online che uscirà a marzo del 2018, quindi un servizio paragonabile a quello online della PlayStation e della Xbox One S. Non si sa ancora moltissimo, però attualmente la Switch non fa un cazzo di nient'altro se non farvi giocare, nel senso che ho trovato un pochettino assurdo il fatto che sul Nintendo 2DS o 3DS uno possa avere l'agenda, il contapassi, browser internet, eccetera, eccetera, mentre sullo Switch non si può avere un bene amato cazzo, si può solamente, tra virgolette, solamente giocare, e il punto di forza dello Switch non è sicuramente la versatilità. Ripeto, non capisco perché mettere il contapassi su uno e non riuscire a mettere una piccola agenda o anche solo un programma per andare su internet, anche solo basilare, sul Nintendo Switch, che costa il doppio del 3DS XL, tanto, tanto per intenderci. A livello di giochi bisogna fare una distinzione fondamentale, perché la PS4 ha il visore VR, che voi sapete io adoro assolutamente, l'ho anche recensito con un aiuto esterno. Cominciamo a parlare quindi dei giochi in realtà che non utilizzano altre periferiche per queste tre console. Ho comprato poca roba per lo Switch, ho provato un po' di giochi in giro anche da amici, non posso che cominciare da Super Mario Kart 8 in attesa che esca Mario Odyssey, che ho visto, sinceramente non è che mi attragga tantissimo. Mario Kart 8 è esattamente come Mario Kart 7 per il DS, nel senso che la giocabilità è la stessa, la grafica chiaramente molto carina, molto migliorata e molto ben definita anche su schermi particolarmente grossi. Il punto di forza è davvero il divertimento. Si tratta di un gioco straordinariamente divertente, a mio modo di vedere, con una longevità infinita. La modalità online è veramente straordinaria. Resta da vedere, se aggiungeranno dei tracciati, perché devo dire che quasi il 70% dei tracciati è lo stesso di Super Mario Kart 7, quindi un po' sta cosa la scassa, la minchia. Ora mi tirerò addosso un sacco di insulti, lamenti, però vi ripeto, si tratta solo di mie opinioni. Trovo molto difficile trovare dei giochi per la PS4 ultimamente che non siano i soliti FIFA, comunque giochi che siano condivisi. Sto parlando di esclusive, di giochi per i quali valga veramente la pena comprare una console. Stavo dicendo, trovo difficoltà a comprare dei giochi nuovi per PS4 che non mi facciano letteralmente schifo. Le conversioni dei giochi della PS3 sono davvero incredibili, sono fatti benissimo, ed è per questo che sicuramente io partirei con Last of Us e poi l'Uncharted Collection. Parto col dire che l'Uncharted 4 mi ha fatto veramente cagare. Avete visto anche la mia brevissima recensione di circa 2 ore, per il fatto che si salta, si salta, si salta, ma poi alla fine stringi, stringi, le dinamiche sono sempre le stesse. PS4 Pro, grafica straordinaria. Io su un televisore 4K devo dire che la differenza
La vedo, ma non così tanto, perché purtroppo il 4K originario, benché ne dicano, dà molta più velocità. Adesso usciranno i giochi implementati apposta per la Pro, però vi devo dire la verità, sul mio televisore si vedeva bene la PS4 in modo straordinario, questi due giochi e gli altri, GTA 5 e così via, FIFA 17, eccetera, eccetera, però devo dire che non cambia moltissimo. Per l'Xbox One S dipende di che serie siete innamorati. Io personalmente ho provato Gears of War 4, l'ho trovato bello ma un po' noioso. Credo che sia il primo Gears of War effettivamente che non ho terminato. Tomb Raider, sia il primo sia il secondo, devo dire che sono dei giochi stupendi, mi sono piaciuti moltissimo. Sono usciti in esclusiva per un certo periodo per Xbox One S, adesso sono già vecchi per carità di Dio. E poi chi compra l'Xbox One non può che prendere Dead Rising e tutti i Dead Rising che usciranno nei prossimi 150 anni, perché sono giochi davvero divertenti con cui si torna un po' bambini alla giocabilità dei veri, veri, veri videogiochi, quindi Super NES, Mega Drive, Neo Geo di qualche, anzi di molti anni fa. Ripeto che ho difficoltà a consigliare dei giochi nuovi per queste due console che possano effettivamente sfruttare le rispettive potenzialità. La grafica mi frega fino a un certo punto, la giocabilità vera, con Gran Turismo la vedremo adesso. Devo comprarlo, dicono che sia molto bello. Sicuramente Forza Motorsport mi fa impazzire, grafica molto bella, molto molto giocabile. Tra i due io normalmente utilizzo, come avrete già sentito sul milione di video su YouTube, utilizzo la PS4 soprattutto per le esclusive. Tenuto conto che non ha il 4K come invece ha l'Xbox One S, tutto ciò prima chiaramente che arrivasse il PSVR. L'Xbox One S invece la utilizzo per qualunque gioco mi passi per anticamera del cervello, senza considerare i circa 200 giochi resi compatibili da Xbox 360 e Xbox One, tra i quali ci sono veramente capolavori tipo Soul Calibur o altri giochi piuttosto vecchi che avete modo di comprare a due spiccioli da GameStop su Amazon e poter utilizzare con delle migliorie sulla grafica e sulla velocità tramite una sorta di rimasterizzazione a cui sono stati sottoposti prima della conversione. Stavo dicendo tutto ciò, cioè sui giochi prima che uscisse il PSVR. La vera differenza tra PS4 e PS4 Pro effettivamente si vede nell'utilizzo del PSVR. Il visore della Sony è cazzo molto più veloce nel rispondere ai comandi e sicuramente l'effetto grafico è molto molto migliorato. Non ve ne accorgete su tutti i giochi, non sicuramente i giochini da 19 euro, però sui giochi seri, veri e soprattutto sul capolavoro di cui adesso vi dirò, ve ne rendete conto parecchio. Battlefront ha creato una o due missioni, anche di più, da utilizzare con il VR. Si tratta di un gioco che a me piaceva, ma non così tanto. Sinceramente, di questi anni preferisco i vari Titanfall a tutti gli altri del genere che possano essere usciti, aspettando chiaramente gli altri che devono uscire quest'anno. Con il VR ci sono delle missioni che sono veramente spaventose, probabilmente tra i migliori esempi di realtà virtuale attualmente in commercio. Robinson, dicono tutti che faccia abbastanza cagare, non è vero, è un'avventura molto divertente, con una grafica davvero, davvero impressionante, soprattutto sulla PS4 Pro, bello da provare. E poi c'è il capolavoro assoluto, Resident Evil 7, disponibile sia in formato normale, chiaramente nella versione per PS4 sono comprese entrambe, sia in formato VR. La versione VR di Resident Evil 7 è probabilmente il più bel gioco a cui io abbia mai avuto veramente la fortuna di giocare. Ho comprato il VR con questo gioco, sono rimasto allibito. È perfetto, è un gioco perfetto, è un gioco con una giocabilità incredibile, infinito, perché ci sono tutta una serie di livelli nascosti, difficoltà e così via, e poi soprattutto è bello, straordinariamente bello. Vale la pena comprare un gioco e poi dover comprare per forza la console relativa? Sì, in questo caso sì. Se avete 400 euro per la PS4 Pro e altri 400 euro per il PSVR,
vi posso dire che vale la pena spenderli tutti e 800 circa se potete e volete comprare questo gioco. Questo gioco vale da solo l'acquisto della PS4 e della PSVR. E allora ragazzi, prima che mi mandiate a cagare, arriviamo in fretta alle conclusioni di questo video che ho voluto fare con immensi sforzi economici per i 3.000 iscritti, per ringraziarvi tutti di quello che scrivete, dei like, ma soprattutto del fatto che vedete i miei video, che è una cosa interessante, che mi chiedete aiuto anche per cose totalmente inutili che io ignoro, ma comunque vi rispondo lo stesso molto volentieri. Le conclusioni sono abbastanza scontate se avete avuto la pazienza di ascoltarmi fino ad oggi. Sono tre concetti totalmente diversi. Togliamo lo Switch, che è un prodotto che mi ha molto molto colpito, devo dire che l'ho comprato volentieri. Super Mario Kart 8, come vi ho detto, è una figata pazzesca. Mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto sulla durata della batteria, non supera mai le 6 ore, non credete a chi dice che arriva fino a 8, sono tutte puttanate. Vi costringe ad utilizzare perennemente il cavo USB-C, quindi ce l'abbiamo tutti, però comunque vi costringe a utilizzarlo quando siete in giro, non raggiunge i livelli di 3DS o 2DS, soprattutto che arrivano tranquillamente a 10 ore. Non capisco e non capirò mai che senso abbia fare una console ai giorni d'oggi con uno schermo così bello 1080x720 senza mettere nessun'altra funzione per guardare video, ascoltare musica, streaming. Potevano fare veramente una cosa straordinaria, tipo una joint venture con Spotify, per esempio, con YouTube per poter ascoltare musica, e di questo ne avrebbero venduti di più. Forse non gli interessa un cazzo perché lo Switch è comunque attualmente la console ancora più venduta sin dal suo lancio, quindi da marzo di quest'anno, e devo dire che un po' se li merita. È più un prodotto per ragazzini oppure per fanatici come me della mia età, mi piace moltissimo. È una piccola delusione perché spero che arrivino giochi davvero molto belli che giustifichino tutte queste mancanze che vi ho detto, e soprattutto il fatto che non ci sia un modo per utilizzare i giochi che abbiamo tutti per il 2DS o il 3DS. È scandaloso che non abbiano inserito uno slot dedicato, un accessorio per poter utilizzare con una modalità retrocompatibilità. Certo, avrebbero ammazzato il 3DS, ma neanche è vero, perché poi un conto è uscire con un colosso simile nella tasca, un conto è portarsi il 3DS, che invece anche l'XL è molto molto piccolo. PS4 sbalordisce tutti, soprattutto per le vendite. Non si capisce bene per quale ragione continui a superare l'Xbox, quasi a doppiarla nelle vendite. Personalmente è una console che mi piace, però se escludiamo il VR, che non sappiamo ancora come sarà la realtà virtuale dell'Xbox One S, però escludendo il VR, che è una figata mostruosa, devo dire che i giochi ultimamente usciti per la PS4 non mi hanno assolutamente colpito. Si torna sempre a giocare o al FIFA, come ovvio che sia, oppure ai grandi classici, Call of Duty, eccetera, eccetera, comunque giochi vecchi, visti, rivisti, che hanno scassato proprio la minchia. Niente di particolarmente innovativo senza l'utilizzo del 3D. È soprattutto inaccettabile che non ci sia un 4K vero, e soprattutto per tutte le applicazioni, soprattutto per tutte le utilità e le funzioni che può avere questa console, che comunque è veramente una bomba a livello di hardware. L'Xbox One S è, come dicevo, un vero centro multimediale. Hanno risolto i problemi al Wi-Fi implementandolo, è sicuramente più potente degli altri concorrenti, è molto stabile, non ha più il problema della 360 che la scheda Wi-Fi si bruciava e bisognava sostituirla dopo un anno, 2 anni, capitato a tutti. Veramente, veramente veloce l'hard disk, carica i giochi in modo incredibilmente veloce e si può utilizzare tranquillamente per vedere la televisione con il modo che vi ho detto. Attualmente forse la uso addirittura più per cazzeggiare piuttosto che per giocare. È chiaro che se vi piace una console con una definizione mostruosa nativa su praticamente tutti i giochi che sono usciti dal lancio, non potete che comprare l'Xbox One S. Ma allora chi è che la vince? Chi è che la spunta in questa guerra tra videogiochi, in questa console war? Beh, è molto difficile. Tutte e tre le console hanno dei giochi, soprattutto le esclusive, in particolare lo Switch, che ha praticamente solo esclusive, se escludiamo FIFA 18 e così via.
hanno veramente dei giochi straordinari. Ma l'Xbox One S è più versatile, fa veramente tutto tranne il caffè e mandarvi a fare in culo. Il joypad è molto più ergonomico, a mio modo di vedere, del joypad per la PS4. Non parlo tanto del pad, che è totalmente inutile se escludiamo qualche gioco in VR, ma parlo proprio dell'ergonomia, del fatto che io mi stanchi un po' meno giocando per ore all'Xbox One S piuttosto che alla PS4, e non è solo una questione di abitudine. E poi totalmente incomprensibile che il joypad della PS4 non abbia la possibilità di intervenire sulle batterie se non aprendolo totalmente, così come incomprensibile il fatto che, non avendo lo sportellino, quando si scarica o avete un cavo lungo 6 metri, se giocate come gioco io a distanza dal televisore è enorme, oppure ve la prendete nel culo perché non potete mettere le batterie, cosa che invece sul joypad dell'Xbox One S chiaramente non capita, perché una volta che finite le batterie si sono scaricate, togliete il pack se l'avete le batterie ricaricabili, mettete due Duracell tolte dal vibratore di vostra sorella e tranquillamente potete continuare a giocare almeno per 3 o 4 ore. Infine, il live, anche se a me fa veramente girare i coglioni che adesso siamo tutti costretti sempre a giocare online perché non c'è un gioco che riesca, o non ce ne sono quasi più di giochi che riescano a farti concentrare sul gioco senza andare a cercare gente in giro per il mondo, il live è sicuramente due spanne sopra quello di Xbox. Offre tutta una serie di plus, adesso anche la PS4 regala giochi, ma sono giochi davvero un po' di merda, quantomeno gli ultimi che ho scaricato io. Il live invece di Xbox offre praticamente entro un anno già i giochi che sono usciti praticamente in esclusiva, oltre a un servizio Skype che non c'è paragone con qualunque altro servizio della Sony, e un servizio di catalogo musicale, video per gli elementi esterni che è collegato o tramite hard disk oppure tramite chiavetta, che è veramente imbattibile. Voi collegate una chiavetta da 256 giga o un hard disk da 8 tera all'Xbox, magari impiega quei 30 secondi, 40 secondi per visualizzare tutti i file, però vi dà veramente l'impressione di avere davanti un computer. Non ho mai trovato una volta che rifiutasse un formato sia audio sia video, cosa che invece capitava spessissima in me con la 360, come sapete tutti, che a volte partiva la cazzo di cane e non si sa perché quella puntata di Kenshiro non te la faceva vedere. Si tratta solo ed esclusivamente di mie opinioni personali, non voglio fare incazzare nessuno, non voglio dire, però le ho provate tutte e tre. Non sono il solito recensore del cazzo che ne prova una perché ce l'ha e poi la rimanda a quello che gliel'ha prestata, oppure se la rivende perché gli hanno regalato o gli hanno data come campione. Ho speso migliaia di euro per tutte le esclusive della PS4, ora della PS4 Pro, tutte le esclusive dell'Xbox One, e sto cominciando, ho ordinato già un po' di giochi per lo Switch. Lo Switch è un ottimo prodotto, ma non sono assolutamente in grado di dire come andrà a finire. Molto divertente, bellissima l'idea che sia portatile, bellissima l'idea che stia in un Gensport così semplicemente, molto bello il gioco che ho provato, ma non lo so. Sicuramente tra le altre due non posso che scegliere l'Xbox One S per quello che vi ho appena detto e per un utilizzo generale. Non vi incazzate, ognuno la pensa come vuole, però sfido chiunque a dirmi che il sistema operativo di PS4 è meglio del sistema operativo di Xbox One S, lasciamo stare la Switch che il sistema operativo praticamente non c'è, e sfido chiunque, ma davvero chiunque, a dirmi che la Sony ha una linea, una ricezione Wi-Fi migliore della One S. Purtroppo non è così. Se aggiungiamo poi 4K, su cui vi ho già detto e ridetto, allora non potete che scegliere questa. Ragazzi, grazie per la pazienza, so che sono arrivati in ritardo, comunque spero che vi siano utili i miei consigli. In definitiva, comprate il cazzo che vi pare, l'unica cosa importante è che non mi diate mai torto. Grazie a tutti ragazzi, ciao!